Il nostro ultimo singolo è Zenzero ed è praticamente un inno all'essere proprio se stessi, a fare ma è una cosa in cui la Cleo è bravissima. Allora, avete presente quando vi alzate la mattina, è finito il caffè, gira tutto storto, non ne va bene una? E voi cercate di essere comunque zen, appunto, di rimanere inquadrati, di rimanere in bolla, invece non ce la fate proprio. Però alla fine bisogna anche accettare i sentimenti negativi, bisogna anche accettare le giornate no. E Zenzero parla proprio di questo: guardami quanto sono zen, zero. Quando hai voglia di alzarti, già da quando ti alzi la prima volta c'è voglia di mandare a cagare tutto quello che vedi attorno a te. Esatto. Perché noi spingiamo molto per l'essere veramente se stessi, quindi sul liberarsi, anche sugli urli liberatori, che sapete bene il nostro singolo più famoso è proprio quello che dice: mi hai rotto il cazzo. E quindi questo è un po' un continuum sul fatto anche di rimanere, anche rispetto alle critiche che ci vengono dette, come siete signorine, non dovreste dire parolacce. È un po' un modo di dire: ma noi siamo quello che siamo, ecco. Questo? Di liberazione da tutto, esatto. Un tema per noi molto molto importante chiaramente è tutto il tema un po' femminista, di emancipazione femminile, contro la violenza, un'altra cosa molto importante anche contro la violenza. Noi abbiamo sempre avuto queste tematiche, sono proprio fondamentali, e poi essendo cinque donne è inevitabile, anche perché purtroppo siamo in un paese, siamo in un mondo dove la parità non c'è, per cui non è tanto una lotta quanto più una difesa a volte per la parità, un modo di volere chiedere dei diritti paritari. E poi anche contro la violenza è un altro tema a cui teniamo molto. Sì, assolutamente. Ci dimentichiamo che la parità non è solo e unicamente una questione di diritti. Noi ci dimentichiamo spesso che quello che dice questa canzone, che c'è bisogno di parità all'interno della società, c'è bisogno di parità sociale, nel senso io voglio essere trattata con rispetto per quello che sono, non voglio uscire la sera e avere paura. La canzone dice: e papà mi dicevi dove esci la sera che la strada è pericolosa. Un padre non lo dice a un maschio, o comunque non lo dice per lo stesso motivo. Magari un padre mette al sicuro un ragazzo dicendo: guarda, stai attento che magari ti derubano. Alla figlia dicono: stai attenta che magari ti stuprano. È diverso. Sì, diciamo che io, che sono la fondatrice della band, che l'ho vissuta in tanti anni, anche il passaggio, diciamo il cambiamento della società, ho vissuto, posso testimoniare come in realtà certe problematiche, per quanto differenti, perché comunque i problemi che c'erano magari più di 10 anni fa sono diversi da quelli che ci sono oggi. Passi avanti sono stati fatti, c'è stato il movimento MeToo, chiaramente che anche la tematica molto forte oggigiorno, il patriarcato, è un tema molto presente nelle conversazioni, nei social, quindi bene, bene che se ne parli, ma allo stesso rimangono ancora tanti pregiudizi di cui siamo testimoni ogni giorno, rimane purtroppo il problema della violenza, rimangono tante problematiche, per cui non bisogna abbassare la guardia, ma bisogna continuare a testimoniare, a portare avanti questo discorso. Io sono Cleo. E io sono Morgana, bambole di Pezza. Ciao raga. Ciao. Allora, io partirei dal presente. Bambole di Pezza, ad esempio, siamo in 3 su 5, che è già un grandissimo numero dopo il concerto. La maggioranza. Allora. La parte migliore, peraltro. Esatto, la parte ritmica, la sessione ritmica delle Bambole di Pezza. Kai. Ciao, io sono il basso. Kai, detta anche, chiamata da tutti i tecnici nazionali, Kaj, però in realtà a volte anche Kay, però in realtà è Kai. Kai. Io sono Xena, che spacco bottiglia. Ammazzo famiglia con la batteria. E io, Dani, chitarra ritmica e cori, però questa formazione ha portato, secondo me, una grandissima novità nelle Bambole di Pezza, perché Xena come Kai sono due cantanti fenomenali. Infatti una parte dello show, secondo me molto bella, è quella proprio dove la stessa Kai e Fede, Xena, cantano, oltre a fare ovviamente anche i cori. Quindi secondo me il completamento proprio delle Bambole di Pezza è nella fase del presente, che poi volgerà anche al futuro. Wow! Wow.
fa niente. Però è un'ottima soluzione. Senti che profumo di pizza fritta romana, pizza ragazzi. Pizza, madonna, ma l'hai mangiata? Bellissimo. Sì, ma noi siamo delle buongustaie, quindi... Ah, sì. Poi a Roma si mangia benissimo. Ma sì. Qui non siamo neanche a Roma. Vabbè, ragazzi. Vabbè, dai, siamo... Provincia di Latina, fabbrica di Roma. Viterbo. Latina, Viterbo. Ecco, guardate, cioè noi e la geografia siamo un tutt'uno. Facciamo uno spettacolo. Esatto. Distraiamo. La Valle del Tevere, il Grande Tevere, noi ci facciamo portare a valle dal Tevere. Sì. Go with the flow, cioè andiamo con la corrente. Allora, quindi, loro ridono, perché noi in realtà un'altra parte del presente delle bambole di pezza, che spero resterà anche nel futuro, è l'ilarità. Cioè noi poi ci divertiamo fra di noi, stiamo molto bene. Siamo insieme. Delle cazzone essenzialmente, esatto. Scusate queste idiozie. Quindi viaggi, backstage sono sempre molto esilaranti. Dopo le pizze finte arrivano anche le birre. Esatto. E noi siamo a posto così. Faremo adesso un déjà vu nel passato con un doppio carpiato avvitato con una birra. Passa le birre, Fede. Ecco, guardate che agilità, ecco. Ecco, alla vostra, ragazzi. E, le bambole ovviamente esistono da tantissimi anni. E io ne ho vista una vecchissima luce, nel senso che Morgana, insieme all'altra batterista, avevano deciso di fondare una band di sole ragazze, che per i tempi, diciamo i primi anni 2000, era un po' una cosa diversa rispetto al solito. C'erano ragazze che suonavano, magari erano classiche musiciste singole inserite in band maschili, invece noi comunque avevamo un po' sempre il faro verso puntato verso quello che personalmente ci piaceva, che era tutta l'ondata grunge del filone Riot Girls, che quindi erano Bikini Kill, Babies in Toyland, Lunatics, c'erano state poi anche tantissime innumerevoli band, sempre un po' dell'ambiente indipendente e alternativo. Quindi noi Bambole di Pezza volevamo essere proprio quella voce indipendente e alternativa dell'underground, perché in realtà l'underground era una voce importante, perché di a Milano e anche in tutta Italia, quindi il bello della musica comunque indipendente e alternativa era che c'erano parecchie persone che andavano ai concerti, scoprivano band e poi comunque incominciavano a seguirle poi nei vari spostamenti. Così è stato un po' con noi, quindi l'avvicendamento di varie formazioni, persone che hanno creduto in noi, quindi la Tube Records, che è stata l'etichetta che ci ha fatto realizzare Crash Me. Realizzare nel senso anche in termini tecnici, banalmente chi ci ha messo i soldi per registrarlo, comunque ha creduto, esatto, ce l'hanno prodotto, l'abbiamo registrato in poco tempo in uno studio in provincia di Varese e da lì è partito un po' il tutto. Quindi ecco, arriva la fondatrice che fa X Factor. Ciao, grazie mille, è stato bellissimo stasera e alla prossima, vi aspettiamo al prossimo concerto, ciao! Dobbiamo andare, andiamo avanti dopo, perché adesso c'è un appuntamento importante che è l'incontro con i ragazzi al merchandise. 3, 2, 1, un saluto a Elettri TV. Ciao raga, siamo le Bambole di Pezza e ci vediamo on the road. Grazie.